sulla questione del clandestino espulso, Molteni? Io credo che emerga in maniera chiara. Tra l'altro, vi lascio dire che ne basta uno, basta un lupo solitario. Abbiamo visto quello che è successo in Francia. Sì, diciamo, le dinamiche degli ultimi attentati ci raccontano. Erano francesi, e speriamo che non succeda. Erano francesi e non erano solo Italia. Questo per dire che ne basterebbe uno, il potenziale terrorista, per fare un disastro. Quindi non era un governo deve evitare e prevenire che il problema si ponga. Dopodiché il problema vero è terrorista sì, terrorista no, è il mancato funzionamento del sistema dell'espulsione nel nostro paese. Il sottosegretario Gozzi sa benissimo che il meccanismo non ha funzionato, perché se fosse funzionato questo potenziale terrorista non sarebbe rientrato da espulso nel nostro paese, cosa che non è che capita oggi, è capitato spesso. È capitato sempre. Perché il sistema di espulsione, di allontanamento del nostro paese non funziona? Non funziona perché? Perché quel tipo di espulsione era un'espulsione amministrativa. Foglio di via, 7 giorni, ti do un pezzo di carta sperando che si allontani. Non funziona così. Noi avevamo creato un meccanismo che era quello dell'espulsione coatta, dell'espulsione forzata. Per quello abbiamo introdotto il reato di immigrazione clandestina, che porca miseria, perché il reato di immigrazione clandestina c'è ovunque e soprattutto ovunque funziona. In Italia c'era e non funzionava ed è stato tolto. Non solo, per fare l'espulsione servono i fondi, responsabilità grave. Questo è quello che noi imputiamo al ministro Alfano, che il reato di immigrazione clandestina l'ha fatto quando lui era al governo con noi, era ministro della giustizia e Roberto Maroni era ministro dell'interno. L'hai detto tu, Nicola, non funzionava, ma non per colpa della politica, per chi doveva applicare il reato di immigrazione clandestina. L'altra responsabilità grossa, Dorina, lo sai benissimo, è che questo governo ha totalmente azzerato il fondo espulsioni. Tu le espulsioni le fai se hai le risorse per prendere l'immigrato espulso clandestino che soggiorna e risiede legalmente nel nostro paese e lo riaccompagni coattivamente alla frontiera. Avete smantellato il sistema di funzionamento dei CIE. I CIE ci sono ovunque. C'è una direttiva europea che dà copertura ai CIE, centri di identificazione ed espulsione. Chi entra lo identifichi, se non ha i requisiti e i parametri per stare nel nostro paese e quindi fare la domanda d'asilo, lo prendi e lo espelli. I CIE sono stati smantellati su 13 CIE costruiti da noi, Alfano era il governo con noi, oggi ne sono rimasti 5 scarsamente funzionanti. L'ultima hanno ridotto il periodo di trattenimento all'interno dei CIE. La direttiva europea dice che si possono trattenere fino a 18 mesi, nel nostro paese c'era un limite di tempo entro 180 giorni, perché identificare il soggetto non è semplice, si toglie il documento, è stato ridotto da 180 a 90 giorni. Quindi tutte misure che vanno esattamente nella direzione opposta di quello che si dovrebbe fare in caso di espulsione, non amministrativa ma forzata.